dagli emersi dall'inchiesta. Di cosa stiamo parlando? È già intervenuta Giorgia Meloni, siamo qui sostanzialmente per parlare di Ilaria Salis che ha occupato illegalmente. C'è da parlare. Decorato. No, non dovete continuare, è una vergogna. Noi siamo qui per la Salis, non per parlare. Ma abbiamo valorizziamo i giovani. Scusa, ragazzi, hanno già dichiarato. Decorato, valorizziamo i giovani e questo è il modo di valorizzare i giovani della giovanile? Deve parlare. Ma lo porta via così? Deve parlare. Fermi, indietro. Fermi, indietro. Noi siamo qua per Ilaria Salis e non commenterò nulla della situazione di Roma. Ma un'idea te la sei fatta? Vieni. Ma che idea mi sono fatta? Siamo qua a fare un presidio. Siamo qua per parlare della Salis. Non sono interessato a fare un presidio. Sono fascisti dentro Gioventù Nazionale. Siamo qua a fare un presidio. Vieni qua. Non c'è secondo me un problema strutturale, sono singoli che sbagliano. Non c'è un problema della giovanile in generale, guardare come avvengono. Guardate, io sono stato anch'io un giovane di partito, è ovvio che quando facevamo le feste a 14 anni ci divertivamo, non abbiamo mai avuto... In Java di Hitler, mi perdoni? No, questo no, sicuramente non abbiamo avuto cadute di questo genere, però insomma si tratta di movimenti giovanili all'interno del quale ci sono state sicuramente degli sbagli, sono stati fatti degli errori e questi errori vengono pagati. È rimasto stupito da questa inchiesta, da quello che è emerso? Lei che conosce bene la realtà, insomma. Io sono stupito del fatto che una giornata. Cioè, quindi se lo aspettava quei saluti di Enzi? Si aspettava quei saluti romani, questi Gail. Cioè, è rimasto stupito da questo. La Meloni ha detto chiaramente come la pensa e la pensiamo tutti in maniera uguale a quello che lei ha detto. Sembra quasi da servizi segreti che si facciano delle intercettazioni ritagliando solo dei pezzettini e mettendo alla gogna dei ragazzi che ovviamente sono giovani e quindi hanno peccato ed è giusto che paghino. Però faccio presente che qui stiamo parlando non di giovani di un partito, ma stiamo parlando di una parlamentare europea che quindi va a rappresentare la massima istituzione europea e che ha commesso un reato ben più grave. Anche per avere l'antisemitismo e del primeggiare l'uscio per la sigaglia. Ma su quello è stata chiarissima la Presidente e chi ha fatto questi atti verrà comunque o espulso dal partito o il partito prenderà provvedimenti, questo è già stato. Cioè chi inneggia il duce sbaglia. Ma basta con queste domande, ma non mi appartiene. Sì o no? Ma però, non mi appartiene. Sì o no? Sì o no? Nella tua organizzazione che ci sono state queste persone hanno fatto il Ma non ho mai inneggiato il duce, non ho mai inneggiato il duce. No, appunto, ma chi inneggia il duce sbaglia quindi? Chi ha inneggiato ha pagato, chi ha inneggiato ma pagato. Ha sbagliato? Basta. Ha sbagliato? Sì, è un errore, basta. Non ci sono fascisti. È un errore, basta. Sì, parla. Lasciando stare le polemiche, Gioventù Nazionale non è antisemita, è antirazzista ed è antifascista, no? Antisemita, antirazzista, sicuramente, antifascista è il dibattito solito.